Klamotten, una vita di seconda mano. Klamotten è praticamente un diario a puntate che racconta una vita vissuta a vestire second hand e vintage. A un certo punto una si guarda indietro e si accorge che se è da 35 anni che è vegetariana e anche da quasi 30 anni che si veste esclusivamente di capi second hand. E anche guardando più indietro, comunque realizza che la sua vita è stata costellata dagli abiti, dal vestire, dall'amare il seconda mano. Klamotten è un termine tedesco che significa cianfrusaglie, carabattole, è usato soprattutto per i vestiti, per gli indumenti. L'ho sentito la prima volta a Berlino, mentre girellavo fra le bancarelle di una casa occupata in Boxhagenerplatz, che aveva organizzato un mercatino, e una ragazza bellissima, con i capelli arancioni, mi si avvicina e vede che mi guardo in giro e mi dice «Lips to Klamotten». Io non avevo la più pallida idea di cosa volesse dire Klamotten, ma mi è bastato il suo gesto che mi indicava una bancarella piena zeppa di vestiti stupendi, bellissimi di tutte le epoche, di tutti i generi, di tutti gli stili. E da lì anche questo termine Klamotten è diventato un termine molto amato che designava, caratterizzava proprio tutte quelle cose dell'abbigliamento che mi piacevano di più. All'inizio fu un paio di braghette di flanella color rosa sbiadito con disegnati degli asinelli grigi. Sbalorditivo è il fatto che li avessi ereditati da mio cugino, maschio, un anno più di me. Io avrò avuto 4-5 anni. Mi ricordo che in quel periodo scorrazzavo in cortile con una macchinina a pedali, era rossa, pure ereditata dal suddetto cugino Ricco, quando ormai gli era venuta noia. Eravamo alla fine degli anni 60. Comprare usato credo fosse cosa disdicevole ai tempi, ammesso che esistessero già negozi second hand. Passarsi i vestiti tra fratelli, sorelle, cugini e cugine invece era pratica comune in nome del risparmio. Per cui io, la più piccola, non facevo che ereditare vestiti qua e là. Cosa che non mi spiaceva per principio, ma trovavo seccante per la quantità di pizzi, nastrini, gonnelle, vestini che mi toccava indossare mio malgrado, maschiaccia che ero. Con l'eccezione dei sospirati abiti dismessi dall'unico maschio della combricola che, a parte lo scivolone degli asinelli in flanella, vestiva sportivo e mi gratificava con magliette a costine, giubbetti impermeabili, pantaloni da sci. Me ne ricordo un paio azzurrini bellissimi che usavo per giocare nei campi dietro casa, visto che a noi sulle montagne innevate non ci portavano proprio. Oltre ai vestiti ereditati c'era anche il flagello degli abiti lavorati a maglia che a volte ci donava orgogliosamente, a mia sorella e a me, la zia Gemma. Ricordo che una volta, probabilmente per smaltire tutti gli avanzi di lane diverse, ci rifornì di due abiti di maglia, più un paio identici anche per le nostre bambole, con tutti i colori possibili a righe, come un incrocio di arcobaleni impazziti. E dal momento che il tempo dà un'aria di nostalgia anche ai raccordi più raccapriccianti, non ho resistito dall'acquistare nel mio negozio di riferimento, di mano in mano, ovvio, un abito a maglia a righe colorate che mi rammentava tantissimo quel vecchio capo. Chissà se mai lo indosserò. Intanto diventavo grande, le medie, e iniziavo ad adocchiare cosa andava di moda e cosa no. Per quell'inevitabile desiderio di omologazione e accettazione proprio dell'età adolescenziale. Ora, i jeans di marca che andavano per la maggiore in quel momento, cioè a questo punto siamo nel bel mezzo degli anni 70, io me li potevo scordare, ma qualche surrogato l'avevo ottenuto e mi ritenevo abbastanza soddisfatta. Improvvisamente poi erano venuti di moda i maglioncini con lo scollo a V e qui mi ero messa perfettamente al passo coi tempi, andando a saccheggiare dal cassetto del babbo i suoi vecchi maglioncini anni 60, sopravvissuti non si sa bene perché, a tarme e repulli stivali. Dalla mamma invece avevo recuperato delle camicette in puro nylon che facevano scintille. Soprattutto perché per qualche strana abiezione ebbero il loro momento di gloria, per poco più di una stagione per fortuna, indossati sopra
il dolce vita, spesso sintetico pure lui, e sotto il succitato maglioncino a V, in un gioco di effetto a cipolla piuttosto bizzarro. Un altro amatissimo capo second hand del periodo, il classico giubbetto di camoscio con collo e polsini di maglina dismesso dal babbo, colore beige, ufficialissimo. Perfetto per la mezza stagione, mentre per quella invernale, dopo ripetute preghiere e promesse di eterna gratitudine, ottenni in eredità un vero eschimo con inserto in pelo staccabile. L'ultima gloriosa donazione del famoso cugino, che però giunto all'età di 13 anni iniziava a crescere a dismisura e non mi gratificò mai più dei suoi scarti. Ma con l'arrivo del fatidico 1977 aprono anche a Bergamo i primi due negozi dell'usato, il Casbah in un primo momento e l'Una Strass poi. Ma questa è un'altra storia.